Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Quanti di voi si ricorderanno, se avranno la mia stessa età o anche di più? Io ho 47 anni compiuti questo gennaio, il 26, quindi ho quasi 48 anni. Mancano 4, cioè, mancano quasi 5 mesi per fare che io arrivi ai 48 anni. Quanti di voi si ricorderanno dell'inviato speciale della RAI che iniziava le sue trasmissioni, le sue dirette, dicendo: cari amici telespettatori, qui è il vostro Ruggero Orlando che vi parla da Londra. Aperta e chiusa questa parentesi, che forse a nessuno di voi può fregare più di tanto, perché forse avrete la metà dei miei anni. Poi bisogna anche dire che molti di voi mi seguono fuori d'Italia e ho molti spettatori, non per vantarmene, anche perché ho poche visioni, comunque molti spettatori inaspettatamente nelle Filippine, in Thailandia, in posti dove si suppone non si parla l'italiano. Forse saranno italiani all'estero, o forse saranno persone che vogliono imparare a parlare l'italiano ed è per quello che guardano i miei video. Comunque passiamo al tema del giorno, anzi agli sproloqui del giorno, perché io faccio delle rapsodie verbali. Già mi sta facendo male il braccio perché tengo il tablet, quindi ogni tanto alternerò le riprese. Come voi già avrete visto nel mio ultimo video sulla pirateria informatica. Quindi a 3, 2, 1, il tema del giorno che va a ruota libera. Il tema del giorno esposto da una persona navigata come il vostro Capitan Sant'Enchan. Passiamo col dire che non mi sconfinfera più di tanto questo della riforma costituzionale, perché per riformare qualcosa o addirittura per modificarlo al punto che praticamente diventa qualcos'altro, bisogna riconoscere che questo qualcosa non funzionava per niente. Dal dopoguerra ad oggi, soprattutto durante la Prima Repubblica, quella del pentapartito, ha convenuto a tutte le forze politiche di tutti gli schieramenti da destra e da sinistra non applicare alla lettera la Costituzione della Repubblica Italiana. Quindi, le disfunzioni della stessa Costituzione, che è stata la migliore del mondo, come ha detto Benigni in La più bella del mondo, o La più bella sei tu, non so, il paradosso, dicevo, è che anche se era perfetta, non l'hanno applicato né alla lettera né in sogno. Quindi questo ha dato adito a che si dicesse che era una Costituzione imperfetta e che andava modificata. Cioè, i partiti politici, i funzionari pubblici, i pubblici amministratori, i dirigenti, i funzionari pubblici, i politici che sono impiegati pubblici, anche se loro credono di essere dei signori feudali, non hanno applicato la Costituzione e poi dicono che non funziona, che bisogna cambiarla. In realtà succede il contrario, che non l'hanno applicata perché non si adattava ai loro interessi partitocratici. Adesso vogliono cambiare la Costituzione non perché sia migliore, ma per adattarla alle loro esigenze. Come io ho già detto nel mio ultimo video sul tema,
Molti citano l'esempio federale nordamericano, dove i rappresentanti sono meno, il minor numero. Ma è una menzogna, perché ogni stato federale nordamericano ha un Parlamento proprio. Quindi, poi al Senato della Repubblica federale nordamericana si siedono i senatori che governano ogni singolo stato. Ma non è così. Uguale in Italia per le regioni o le province. In America è diverso. In America, quelle che sarebbero in Italia province sono degli stati totalmente autonomi a livello interno, quindi hanno l'equivalente di un Parlamento con senatori e deputati loro. Il numero dei politici in ogni stato forse è superiore addirittura al numero, proporzionalmente parlando, dei senatori e dei deputati che abbiamo in Italia, proporzionalmente parlando al numero di abitanti. Quindi in ogni stato degli Stati Uniti ci sono più senatori e più deputati che in Italia a rappresentare il popolo. Però nel Senato, nella Camera dei Deputati di Washington DC, della capitale politica degli Stati Uniti, ce ne sono di meno che quelli che stanno in Italia. Perché? Perché sono l'essenza di tutti i politici che governano gli stati. Capito? Quindi non c'è un modo di paragonare direttamente la forma di gestire senatori e deputati in Nord America che in Italia. E poi è un sistema presidenziale duro, per cui il presidente ha l'ultima parola. C'ha la prima e l'ultima parola. In Italia no, il nostro è un sistema parlamentare dove chi comanda non è neanche il primo ministro, ma almeno in teoria è un sistema parlamentare dove sono i deputati e i senatori, gli onorevoli, che dovrebbero governare e li rappresenta il primo ministro, cioè il presidente del Consiglio dei Ministri, con il suo gabinetto di ministri, che sono gli esperti in ogni campo, scuola, medicina, industria, che coadiuvano, appoggiano l'operato del primo ministro. Però il primo ministro dirige, attraverso i suoi consiglieri che coadiuvano il suo operato, cioè i ministri, i lavori nel Parlamento e nella Camera del Senato. Non è che il primo ministro in Italia, il presidente del Consiglio dei Ministri, sia uguale al presidente nordamericano. È soltanto chi governa il Parlamento e c'ha dei consiglieri che sono i primi ministri. In Nord America è diverso. In Nord America governa il presidente, coadiuvato dai ministri, e la Camera del Senato, con deputati e senatori, lavorano nei progetti di legge. Ma lì è diverso che da noi. Da noi dovrebbe governare il Parlamento. Da loro invece il Parlamento ausilia i ministri che lavorano per il presidente. La gente in Nord America elegge direttamente il presidente, che ha funzioni non rappresentative, funzioni di governo. Da noi invece il presidente della Repubblica Italiana è una figura istituzionale il cui lavoro è mantenere le istituzioni bilanciate fra di loro per evitare crisi di governo e impeachment, che a volte non è mai successo neanche quello. Quindi se vogliamo cambiare orientamento politico, diventare una repubblica presidenziale o dare più poteri al primo ministro, trasformando il primo ministro in una specie di presidente, con decisioni proprie, autonome, è una cosa. A me sembra che, fare un pasticcio nel quale rimaniamo con una repubblica parlamentare senza poteri di parlamento, e con un primo ministro che dovrebbe lavorare in Parlamento,
con poteri propri superiori addirittura a quelli del presidente di Francia o di Nord America, è una cosa all'italiana, è un compromesso che non si arriva mai a nulla. Quindi, perché cambiare qualcosa che non è che non ha funzionato perché era cattivo, ma non ha funzionato perché non lo facevano funzionare come doveva funzionare? E quindi qua sta l'imbroglio per me. Per me c'è un imbroglio che non hanno fatto funzionare le cose che dovevano funzionare, come dovevano funzionare. Poi dicono che non funzionavano. Eh sì, io sono proprio un individuo navigato, il vostro capitan Saint-Etienne navigato. Vi ricordate all'Italia? Funzionava. Gli hanno gonfiato le spese dall'interno. Dicevo, gli hanno gonfiato le spese dall'interno, creando dei bilanci in perdita. Magari mangiandoci su le tangenti, questo quell'altro, e poi si è iniziato a cercare copartecipazioni, privatizzazioni, terzializzazioni. Si parlava di un aggiustamento, che le cose sarebbero migliorate, e invece l'Italia ha sofferto per più di un decennio, che quasi va in fallimento e chiude. I treni lo stesso, terzializzazioni, privatizzazioni, acquisti dall'estero, vendita di titoli, vendita sotto costo, e qua si chiudono le FFSS, le famose FFSS di Renzo Arbori, che mi hai portato a fare a Posillipo se non mi vuoi più bene. Le ferrovie dello Stato qua si chiudono, lo stesso i mezzi pubblici in Italia, e lo stesso il sistema nautico. Quindi noi siamo, e lo stesso la RAI. Noi siamo capaci a rovinarci da solo, da soli, eleggendo dirigenti e rappresentanti che non ci rappresentano e non ci sanno dirigere, non sanno dirigere le cose. Adesso mi raccomando, non votate sì a questo referendum sulla Costituzione, perché voi siete bravi a essere astensionisti quando, per esempio, c'è il referendum sulle trivellazioni. E poi adesso tutto il mondo a lamentarsi degli sversamenti di petrolio. Invece, quando non si deve andare a votare su una fregnaccia del genere come il referendum sulla Costituzione, capace che andate a votare sì perché vi fate convincere. È una cosa triste, ma è la verità. Quindi io, come tema del giorno, vi parlo ancora di questo votare no al referendum costituzionale, ma di andare a votare per non fare vincere il sì, poi voi fate come volete. Poi di che altro vi posso parlare? Da individuo navigato? Alcuni miei video hanno raggiunto le 80.000 visioni, 40.000 visioni, 10.000 visioni, 5.000 visioni. Però sono più di 3 anni e mezzo, forse 4, che faccio video. Dicono che diffonderli attraverso le reti sociali ti fa aumentare il pubblico, però non mi risulta. Quindi, se quanti gu mi guardano, se a quanti mi guardano gli piacciono i miei video, mi raccomando, diffondeteli, aiutatemi, io sono disoccupato. Poi volevo parlare un po' di libri, ma siccome mi hanno detto che i video in 16 a 9 sono più visti di quelli 4 a 3, e siccome con questo tablet che filma molto leggero i video riesco ad editarli a 16 a 9, allora per il momento devo trovare la forma di filmarmi mentre parlo di un libro, perché reggere il tablet in mano con un libro nell'altra viene un po' scomodo. Non so, il panorama politico italiano mi ispira poca confidenza. Io non vedo che le cose potranno cambiare alla brevità, anche perché il panorama economico che c'è all'orizzonte è ancora più
è ancora più vomitevole, scusate, ma magari vomito per davvero, e ancora più cupo e triste. Che cosa fare per cambiare il nostro destino? Adesso parlo di economia. Renzi da Salame ha detto che la Svizzera è un esempio di successo quando un paese si integra nella zona euro. Non contento di avere detto questa fesseria, ha detto ciò in occasione della sua visita al San Gotardo o al San Bernardo, dove San Gotardo credo, dove è andato all'inaugurazione di un tunnel fatto fra Germania e Svizzera. Dopo aver detto quella scemaggine che Svizzera sarebbe il miglior esempio di integrazione nell'Unione Economica Europea, quando Svizzera è un paese extracomunitario perché non fa parte dell'Unione Economica Europea, ha detto che che ha detto, perché ne ha dette tante di idiozie, che l'Italia, che il tunnel è stato, sì, perché se uno si deve ricordare tutto quello che dice, che il tunnel è stato merito della cooperazione fra Italia e Svizzera. Quindi il tunnel allora lo abbiamo pagato noi. La Merkel non ha cacciato un euro. Gli italiani non dovrebbero pagare pedaggio, anzi dovrebbero essere liberi di andarsi a comprare e a portare soldi in Svizzera invece di essere perquisiti nella dogana italiana. Invece no, il tunnel è stato costruito fra Germania e Svizzera. Che c'entra l'Italia? Se poi noi abbiamo pagato, noi con i nostri contributi, c'è qualcosa che non va. Allora, o è stato un lapsus freudiano da parte di Renzi, o è stato un vuoto mentale che ha avuto e ha detto la prima sparottata, pensando che può dire le stesse cose che dice agli italiani anche agli svizzeri ed ai tedeschi. Infatti, vi ricordate quando fuori da Montecitorio si è andato a comprare un gelatino e ha detto bravo gelataio, visto come devono fare gli italiani? E nessuno ha capito un cazzo di quello che voleva dire. Dobbiamo tutti vendere il gelato? Dobbiamo tutti vendergli il gelato a lui per vivere? E non lo so. È un personaggio singolare. Meno male, perché se fosse al plurale ci sarebbe solo da spararsi. Le leggi ed i decreti e l'appoggio che si danno per approvarli PD e PDL è impressionante. Ma è impressionante anche che la Raggi, che ci rendeva tutti raggianti perché volevamo svoltare a Roma da Alemanno e da Marino, dopo i dissesti che hanno comportato quelle amministrazioni per incuria, incapacità e quant'altro, o si è fatta raggirare o ci raggira perché ha preso una consigliera che non so che carriera aveva in tribunale nel nord e la paga più del doppio di quanto costavano i consiglieri per la spazzatura, non so per altra cosa, a Alemanno e a Marino. Addirittura Marino ha speso meno di Alemanno, che Alemanno lo ha preceduto. Quindi non si può dire che l'inflazione è questo e quell'altro, Marino ha speso di più, Marino ha speso di meno. Com'è possibile che la Raggi paghi più di 180.000 euro all'anno a una sua consigliera quando Marino ne pagava 70 e l'altro Alfano 80.000, una cosa del genere? E vabbè, loro dicono, però lei ha dovuto rinunciare a una Corte Suprema, a un tribunale,
e ha detto: se volevate pagare meno, pagavate a mio figlio 1.000 euro. Ma sti cazzi, certo che volevamo pagare di meno, anche perché il suo lavoro in cosa consiste? In controllare che l'azienda dei residui faccia il suo lavoro. Bisogna pagarla quasi 200.000 euro perché facci questo cazzo di lavoro. Non ci sono tanti ispettori in Italia e soprattutto a Roma, già lì, senza dovergli pagare la trasferta e il viatico, che facciano questo cazzo di lavoro di andare a vedere questo, che questo cazzo di spazzatura sia buttata nei cazzo di cassonetti? E poi che si risolvano i cazzo di discariche abusive, scusate, ma queste cose mi fanno incazzare. Il vostro capitano va fuori di bordo. Perché veramente ci prendono per il culo anche quelli del Movimento 5 Stelle. Come si può credere a queste infami fesserie? E adesso cambio di inquadratura. Come si può credere a queste bugie? A queste cose che neanche un bambino piccolo crederebbe? Veramente non abbiamo tanti tecnici, scientifici. Che non dico per 1.000 euro al mese, come lei ha detto del figlio, ma per non so, 5.000 euro al mese possano stare lì. Come Di Maio e l'altro dicono che loro si tagliano lo stipendio perché lo donano e rimangono con 2.500 euro al mese delle 13.000 euro che prendono di dieta nel Parlamento. E questa consigliera del comune di Roma rimane in tasca con 180.000 euro l'anno. Questo significa che sono meno di 18.000 euro al mese. Di Maio prenderebbe 13.000 euro, dice che rimane con 2.500 perché li presta ai benefici, alla gente che ha bisogno. Ma questa consigliera della Raggi invece deve rimanere per forza con 180.000 l'anno più la tredicesima e la quattordicesima, perché lei è dell'alta corte, non so che cosa. Ma non ci può essere una via di mezzo? Vabbè che 1.000 euro sono pochi, come lei ha detto, per il figlio, ma anche 18.000 al mese mi sembrano un'atrocità, soprattutto per uno che deve controllare che la spazzatura i cittadini la buttino nei cassonetti, perché parte del problema, il 50%, è che ci sono molti stronzi che fanno il lancio della spazzatura dalla macchina e che buttano di tutto, tanto lo fanno gli altri perché non dovrei farlo io. Parte del problema è che le terziarizzate dovrebbero perdere la licenza e dare gli appalti ad altre concessionarie, perché ritirano la spazzatura una o due volte al mese, e parte del problema è dello Stato perché non ha risolto dai tempi di Berlusconi il problema delle discariche. Il differenziale neanche si fa per ricavare energia dai gas del bagnato e plastica dalla spazzatura secca e vetro, non si differenziano nulla. Anni fa è scoppiato lo scandalo a Napoli, nella terra dei Tre Fuochi, perché mischiavano tutto e facevano delle balle che non erano riciclabili perché c'era umido, secco, vetro, metallo e addirittura materiale radioattivo e contaminante. Però dai tempi di Berlusconi, e quindi stiamo parlando di prima che lui si dovesse dimettere per una cosa organizzata dagli Stati Uniti, dalla Merkel e da Sarkozy, che si ridevano fra di loro, e che non è cambiato nulla. Le discariche a Roma sono le stesse, scoppiano, addirittura vogliono riaprirne la Raggi e la sua consigliera alcune che avevano chiuso perché non erano più sicure da usare. Quindi ne hanno tolto lo sporco da quelle discariche che adesso le vogliono riaprire. Ed è per quello che noi paghiamo alla consigliera romana, all'assessora, 180.000 euro o più all'anno, perché riapra le discariche che non so se la giunta di Marino o di Alemanno
hanno dovuto chiudere per petizione popolare. E questo è il nuovo del Movimento 5 Stelle? Allora ci tenevamo Marino con i suoi funerali ai Casa Monica, o ci tenevamo Alemanno, che ha dovuto, almeno ha chiuso la discarica. Quindi io ho fatto dei video e molti mi hanno detto: tu sei un pentastellato, un grillino, stai con il Movimento 5 Stelle. Io mi ero candidato perché avevo delle idee da proporre, ma ogni movimento politico è da criticarsi. Se fanno delle cose giuste e all'inizio erano un'alternativa valida a tutti i vecchi partiti, io li appoggio. Addirittura proponevo la mia candidatura. Ma se iniziano a cazzeggiare come gli altri, allora mi domando: dove sta il nuovo? Le battute di Beppe Grillo, e quello è nuovo. Adesso, a parte Casaleggio che è morto, chi guida il partito? Perché una delle cose che criticavano i pentastellati, soprattutto Beppe Grillo e Travaglio, il nostro caro amico Travaglio, era che il PDL, soprattutto Forza Italia, era di proprietà di Silvio Berlusconi, che ci metteva il denaro ed era il padre padrone di Forza Italia. Aveva ragione, era così ed è ancora così, perché Silvio Berlusconi è il leader incontrastato ed unico del movimento Forza Italia, perché ci ha messo i soldi lui ed è il padre padrone. Ma adesso si sa che non solo Casaleggio, adesso gli eredi di Casaleggio e la Casaleggio associati sono rimasti i padri padroni di questo Movimento 5 Stelle, che è un'associazione, come dire, è una società, è un partito societario come lo è Forza Italia, non un partito politico. È nato come, infatti Casaleggio ed associati, sono rimasti gli eredi a dirigerlo e gli associati, i soci. Quindi tanto si sono criticati Forza Italia che poi alla fine gli sono finiti per assomigliare, anzi forse ci avranno anche dei nessi per quello, cooperative bianche, cooperative rosse, PDL e PD, e adesso Casaleggio e associati, che magari chissà, molti come l'assessore della Raggi che prende 180.000 euro all'anno provengono o dal PD o dal PDL. Quindi ci hanno venduto la favola del Movimento 5 Stelle come una cosa diversa dal PD e dal PDL, e poi ci ritroviamo dentro un sacco di gente che viene dal PD, dal PDL, riciclati dalla Democrazia Cristiana, riciclati da un mucchio di luoghi differenti. Quindi io sono critico del Movimento 5 Stelle, non è che sto con loro a qualsiasi costo. Gli ho proposto la mia candidatura on the web, non l'hanno accettata. Non ho dei rancori, ma quando vedo che loro criticano Forza Italia per essere un partito privato, un'azienda quasi di un ex impresario, e poi la Casaleggio Associati è la proprietaria del Movimento 5 Stelle, e quando pagano cifre esorbitanti a degli assessori o consulenti della giunta comunale, quando loro criticavano gli altri che pagavano meno della metà, e quando loro aprono discariche per risolvere il problema del pattume quando gli altri le chiudevano, e quando loro invece di indire nuovi gare di appalto e togliere alla ditta attuale la concessione per intemperanza di servizio, perché a volte passano una volta al mese in alcuni quartieri, continuano a dare la fiducia alle stesse aziende, io ho dei dubbi sull'operato dei pentastellati. Poi magari se correggono tutte queste cose cambio di opinione. E con questo penso che sia tutto, non voglio fare il video troppo pesante, altrimenti poi vi annoiate e poi io perdo di ispirazione e vado divagando. Comunque grazie di seguirmi, qui ancora una volta il vostro capitano Satin Chan. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi, care amiche ed amici, sono disoccupato, diffondete i miei video e da presto. Ciao, e mettete like e commentateli, e mi raccomando, nello spazio discussioni del canale aprite delle discussioni. Ciao, e seguitemi in Google Plus, Facebook, Instagram, Twitter e tutto quello che volete.
Bastate che cercate nel Brownsware Satan Chan ed appare tutto quello che io ho fatto negli ultimi 3 anni e mezzo. Ciao!